La presenza della Chiesa, della vostra Chiesa ortodossa, anche a livello sociale, capace di incidere nella società. Volontari sono negli ospedali, fra il personale infermieristico, una presenza naturalmente ecclesiale, ma che si apre anche a sostegno di chi ha più bisogno. Я думаю, что и католики, и православные Penso che прекрасно Sia per i понимают, что cattolici che христианство per gli ortodossi il servizio, le опere di carità come volontari siano molto importanti, soprattutto per parlare all'uomo d'oggi dell'amore di Dio e per portare anche Dio a coloro che non lo conoscono. что должно быть в церковной жизни. Церковь в России Prima della rivoluzione russa vi fu una fiorente attività caritativa all'interno della Chiesa ortodossa, ma questa tradizione si è interrotta addirittura per 70 anni e per più di 70 anni pronunciare la parola carità era impensabile. Разрушились структуры многих Sicuramente nel passato sovietico grandi opere di carità sono state distrutte, rimanevano aperte solo alcune chiese per testimoniare l'amore di Dio. Oggi la situazione è diversa e soprattutto fra i giovani, magari i giovani che a malapena conoscono Dio o non lo conoscono proprio, c'è il desiderio di occuparsi del prossimo. Per esempio, ci sono giovani per occuparsi di opere di carità per far fronte al crescente egoismo che chiude agli altri invece che aprire. Circa 15 anni fa, il ritorno alla possibilità di confessare pubblicamente il proprio credo religioso con la caduta del regime sovietico. Quale secondo lei il mutamento delle emergenze che si è verificato in questo cammino ormai di 15 anni, di una Chiesa che può liberamente esprimersi? Церковь стала свободной в России Sono ben più di 15 anni 25 che la Chiesa ha riottenuto la libertà di potersi esprimere dal punto di vista caritativo. 25 anni sono un tempo relativamente lungo, perciò per quanto riguarda l'evoluzione delle opere di carità, se all'inizio c'erano soltanto come piccoli focolai di aggregazione, ora è diventata una pratica molto più diffusa nel paese. Систему и привлечь к этому как можно больше людей. Oggi come oggi è molto importante l'aiuto che arriva alle varie opere di carità ecclesiali da parte del patriarcato. C'è proprio un settore del patriarcato che presiede alle opere del servizio sociale, quindi in ogni chiesa di città o di villaggio c'è una persona, una figura apposita che viene apposta stipendiata dal patriarcato perché si occupi del coordinamento delle opere di carità a quel livello di chiesa locale, parrocchiale o di campagna. Il problema grande nostro è che nel periodo sovietico la gente si è disabituata ad aiutare gli altri perché prevaleva la mentalità che ai bisogni della gente ci avrebbe pensato lo Stato. E oggi è molto difficile per una persona pensare che cominciare dal poco possa arrivare al molto. La sfida è che basta un piccolo atto d'amore per arrivare a raggiungere risultati più importanti. Другим он может достичь больших результатов. И еще есть ряд проблем, я Bisogna tenere presente che nell'esercizio delle opere di carità la Chiesa incontra alcune difficoltà. La prima è che non riceve abbastanza aiuti dallo Stato per i suoi programmi di aiuto di servizio sociale. Poi c'è anche il problema che la Chiesa non ha pratica nei programmi di riabilitazione, nel senso che come reinserire nella società un bambino portatore di handicap, un alcolizzato, un senza tetto, come reintegrare queste persone all'interno della società è ancora un'esperienza che purtroppo ci manca.
Una grande sfida che ci si pone oggi alla Chiesa ortodossa dal punto di vista del servizio sociale è il sostegno alle famiglie, perché bisogna agire alla base, alla radice. Se funzionassero le famiglie, naturalmente non ci sarebbero bambini portatori di handicap da mandare all'internato o all'orfanatrofio, non ci sarebbero orfani, non ci sarebbero senza tetto, perché sarebbe la famiglia a prendersene cura. Sicuramente un grande sostegno va dato alle famiglie, soprattutto appunto quelle che vivono situazioni di difficoltà. Per risolvere i problemi alla radice sarebbe proprio opportuno sostenere le famiglie, ma proprio la solidità delle famiglie. Lei è a Milano nel contesto di un convegno internazionale in cui si parla anche di prospettive ecumeniche, vi sarà una preghiera anche condivisa con altre chiese. Ecco, come vede il futuro del dialogo fra i cristiani? Mi кажется, что здесь важнее не совместная молитва. La preghiera comune è importante, però ritengo che siano ancora più importanti due cose. Prima di tutto il fatto di conoscersi a sufficienza, perché purtroppo noi non abbiamo tante occasioni di stare insieme a rappresentanti di altre confessioni, di altre chiese cristiane. Ad esempio, io ho avuto occasione solo di parlare con una ragazza cattolica e le chiedevo: ma che differenza c'è fra la nostra e la vostra concezione di peccato? Per esempio, da noi fumare è peccato, da voi pare di no, non lo è. Capire, conoscersi come le persone appartenenti a una chiesa o all'altra vivano questa fede nella pratica quotidiana. L'altra cosa